Nuovo webinar, nuovo ospite, saluto subito Fabrizio Masia. Ciao Fabrizio, mi senti? Buongiorno Alberto. Buongiorno a te. Anche oggi come Buongiorno a tutti ieri, coloro che possono vederci. canale diretto Padova-Milano. Tu Fabrizio sei direttore generale e partner EMG Aqua. EMG è la società di ricerca all'interno di Aqua Group. Quindi a tutti gli effetti anche noi siamo colleghi, come raccontato ieri con Francesco Guerrera, facciamo parte dello stesso gruppo e tu in particolare hai questa grande competenza sulle ricerche di mercato. Sono abituato a vederti in video, solitamente ti vedo in televisione. Mi ci racconterai anche delle tue esperienze televisive passate e anche presenti, visto che il tema di oggi, delle ricerche di mercato, è quanto mai un altro tema molto importante, perché il titolo del webinar è What Happens Now? Cosa succede ora? Quindi è una domanda che tutti si stanno facendo e cosa accadrà domani? E credo che le ricerche di mercato oggi siano importanti per capire che cosa sta cambiando in maniera così veloce, repentina e anche inaspettata. Quindi Fabrizio, ti lascio subito la parola, sia per presentarti liberamente e per introdurre il tema della giornata. Beh, tanto grazie Alberto di questa splendida introduzione. Diciamo la verità, abbiamo dato questo titolo, ma riflettendoci, dopo che abbiamo concordato questo titolo in inglese, perché ormai sappiamo bene che necessariamente il marketing parla questa lingua, ma il titolo, nonostante il mio naturale, narcisismo, devo dire, è molto, molto presuntuoso in un momento storico come quello che tutti stiamo vivendo, in cui francamente si fa davvero fatica a dare risposte a tutti i livelli. Come scusatemi, mi perdo un po' in questi racconti, tanto so che ci saranno eventualmente altre occasioni per parlare anche di tante E altre anche le cose. persone possono fare anche qualche domanda, come le altre volte, direttamente sui commenti al video. Le raccogliamo in diretta in caso, se riusciamo, proviamo anche a rispondere. Ah, ma visto che oggi non parlo di politica, penso di non ricevere insulti, questo è già qualcosa. Ma al di là delle battute, è un momento davvero molto, molto complesso e difficile perché, come tutti voi avete avuto modo di constatare, di vedere tramite la televisione o tramite i vari media, si brancola un po' nel buio, a livello mondiale, ma anche a livello Italia. L'esempio più diretto è, per esempio, tutta la stima che si sta facendo su quando questa drammatica emergenza finirà. Quindi ci sono varie stime, come vedete, sugli attualmente contagiati, sui decessi, sui guariti. Ci sono ipotesi di curve esponenziali, curve esponenziali corretto. Stanno introducendo anche dei modelli anche un po' più evoluti. Ebbene, sembra che quasi nessuno di questo modello riesca, come si dice in gergo, a fittare, a adattarsi a questa evoluzione, perché anche i numeri che escono sembrano non tanto frutto di un racconto statistico vero, ma più che altro conseguenziale magari al numero di tamponi che sono stati fatti. Quindi è chiaro che se faccio più tamponi ho più contagiati e così via. La qualcosa significa che, francamente, nessuno di noi oggi sa quando verrà raggiunto il picco. Deve essere il 18 marzo, prima il 13, poi forse questa settimana, forse quella dopo. Secondo, non sappiamo, seppure il tasso di crescita dei contagiati sta diminuendo, quando finirà. Le stime più ottimistiche dicono fine aprile. Naturalmente, in funzione di quello, poi ci saranno delle decisioni governative, istituzionali, che diranno potremmo riaprire le attività tutti quali, si discute dei famosi codici Ateco, cioè quali di queste categorie potranno essere attivate. Sono state avanzate ultimamente anche delle ipotesi di incominciamo a far tornare quelli più giovani perché sono meno esposti alla letalità di questo virus e teniamo gli anziani a casa e rivediamo il modello sociale, gli anziani porteremo la spesa noi a casa e vediamo cosa succede. Insomma, si stanno dicendo tante cose e francamente la nebbia e la confusione è totale, per cui sono un po' persi gli epidemiologi, sono un po' persi i politici, figuriamoci se non sono persi, siamo persi tutti noi nel momento in cui ci mettiamo nella veste del cittadino consumatore. Abbiamo solo alcune poche certezze che si fa tanta spesa, ovviamente. Questo sì. E chiaramente c'è da ipotizzare, ma è solo un'ipotesi, che
Cambieranno rapidamente anche le modalità con cui affronteremo le spese e il consumo. Però prima di arrivare a questo, volevo soffermarmi su alcuni dati che ho rilevato proprio per Agorà, che è la trasmissione dove tutti i giovedì sono invitato a far vedere qualche numero che purtroppo non si riesce mai a approfondire per esigenze naturalmente televisive che sacrificano il commento e il dibattito, ma che per me sono piuttosto importanti, soprattutto se grazie alla mia naturale inclinazione a usare facilmente la tecnologia, recupero queste informazioni. Ecco qua. Faccio presente che oggi, per esempio, abbiamo solo un 14% di italiani che non ritiene probabile il suo contagio al virus, che si sente sostanzialmente o immune al virus o per il fatto che siamo in gran parte a casa, almeno il 70%, perché poi abbiamo visto anche che a dispetto delle ordinanze a disposizione, c'è necessariamente qualcuno che deve andare a lavorare per garantire tutta una serie di processi produttivi, che questi vadano avanti, insomma, piuttosto che tutti i medici, gli infermieri, che sono tantissimi, e alcune istituzioni che comunque devono andare avanti. Comunque c'è qualcuno che si muove. Abbiamo visto che sull'analisi di GPS un 30-40%, per esempio in Lombardia, ancora si muove giornalmente. Per cui, insomma. Detto questo, è evidentemente un'Italia che è terrorizzata da questo contagio, nonostante un esame approfondito, se di questo si può parlare, parla di tassi di letalità piuttosto bassi. Ma la paura non è solo per il contagio in sé, immagino, ma per il fatto di poter contagiare altri, di mettere in qualche modo in pericolo di vita i propri vicini, i familiari, i propri cari. Abbiamo ancora sotto gli occhi quelle immagini drammatiche di quei carri silenti che portavano via i defunti dalla Bergamasca, un'immagine francamente che penso abbia toccato il cuore a tutti. Quindi c'è questa paura diffusa, un'Italia che è avvilita, è depressa, è intimorita, anche se credo che in tutti noi ci sia una speranza dentro, una grande voglia di riattivarsi e di ripartire. E infatti, una delle domande che abbiamo posto ieri è: rispetto alle preoccupazioni, qual è il più grande? Il contagio è il 41%, ma il futuro economico e occupazionale è il 52%, cioè c'è la consapevolezza che urge, no? È necessario il più rapidamente possibile trovare delle modalità per ripartire, per far ripartire l'economia, per far ripartire le aziende, per far ripartire anche le istituzioni, fare in modo che il sistema paese vada avanti, perché finito, se finirà mai questo contagio, perché bisogna trovare il virus, bisogna trovare forse una modalità per rapportarsi a questo contagio, dovremmo in qualche modo avere la possibilità tutti assieme, trovare il modo intelligente per parlarci, per trovare soluzioni per ripartire, perché ci siano i posti di lavoro, perché se oggi abbiamo un 23 milioni circa di persone che sono occupate, è importante che alla fine di questa crisi siano ancora 23 milioni, anzi che magari ci siano le prospettive perché siano di più, perché senza stipendi e salari la domanda chiaramente in qualche modo rischia drammaticamente di essere compressa. Proprio nelle scorse ore sentivo il presidente di Confindustria che parlava del timore già adesso di un calo dei PIL nei primi 6 mesi attorno al 6-8%. Un calo dei consumi di 52 miliardi. Voi immaginate che grosso modo il PIL italiano è attorno ai 1.800, che vuol dire circa 150 miliardi il mese. Insomma, parliamo di numeri importanti. Scusatemi, ma giusto la batteria che si sta scaricando, quindi non vorrei mai. Ecco qua. No, importante. Sì, è importantissimo. Ecco, infatti abbiamo chiesto ai lavoratori, agli occupati, tu hai paura di perdere il lavoro? Il 36% ha detto sì, un 15% ha detto non lo so, cioè solo il 49% non ha paura, quindi vuol dire che abbiamo di questi 23 milioni di lavoratori praticamente 11 milioni, 12 milioni che sono preoccupati e se hanno dei compagni, delle famiglie e quant'altro, quindi moltiplichiamo per il coefficiente Istat che è 2,3-2,4, vuol dire che ci sono circa 20 milioni di italiani comunque inquieti, non solo per il contagio, ma anche per la situazione economica, finanziaria, per il lavoro. Noi di questo stiamo, cioè è questa la società di cui stiamo parlando. Abbiamo fatto anche due belle domande, tipo lei come vede i droni, le app militari, d'accordo che vengono utilizzate per controlli e spostamenti? 77% sì. Sarebbe disposto a far tracciare i suoi spostamenti al fine di contenere il contagio? Sì, 79%. Cioè, oltre a queste inquietudini, la gente è disposta anche a rinunciare
alla propria privacy, alla propria libertà conquistata in tanti anni per riuscire in qualche modo a sconfiggere questo demone e ripartire. Insomma, la logica di fondo è questo il contesto di riferimento, che un'Italia impaurita per l'emergenza sanitaria, impaurita per l'emergenza finanziaria. Quindi occorre ripartire cercando nel nostro piccolo di sostanzialmente e scusate, recupero le informazioni, ecco qua. Non nel lungo periodo, perché non possiamo avere la presunzione enorme, francamente, di capire che cosa succederà nel futuro. Non sappiamo, ripeto, quando finirà il virus, se finirà in Italia, ma ci sarà all'estero, perché noi abbiamo anche dei rapporti di esportazioni, di importazioni, no? E quindi che cosa succederà in Asia, cosa succederà in Africa, come cambierà quindi il quadro economico-sociale. È molto difficile oggi riuscire a capire questo. Noi possiamo nel nostro piccolo cercare, se possibile, di aprire delle piccole finestre in questa grande confusione per riuscire a comprendere magari nel brevissimo periodo, no? Nel brevissimo periodo come cambiano, no, progressivamente gli atteggiamenti, i comportamenti dei consumatori. E neppure, secondo me, si può dare uno spaccato che sia in qualche modo universale, che vada bene per tutto, no? Perché anche questo è molto complicato, perché evidentemente ci sono delle tipologie di prodotti che sono molto diverse da altre, così va per i servizi. Quindi il nostro lavoro è ancora più faticoso perché dobbiamo e possiamo dare delle risposte, diciamo, circoscritte nel tempo e nello spazio, no? E ora mi riaggancio, no, a quello che noi possiamo fare nell'ambito di ricerca. Abbiamo anche poi ipotizzato una cosa di cui vi parlo, che per me può essere molto utile e interessante. La nostra ambizione come ricercatore di mercato negli ultimi tempi è sempre più quella, in qualche modo, di avvicinarci ai nostri clienti, con cui poi c'è fortunatamente spesso anche un rapporto di partnership, di amicizia, avere, ripeto, un approccio sempre più consulenziale, no? Cioè metterci a servizio dei nostri clienti non solo e non tanto più come una volta per produrre dati. Il dato, secondo me, è un elemento tecnico che non può essere fine a se stesso, ma deve essere un mezzo per costruire laddove è possibile, e bisogna vedere il periodo di riferimento, se breve, medio, lungo. Ripeto, in questo caso può che essere breve, appunto, dal mio punto di vista, per costruire delle strategie di marketing, di comunicazione, o comunque, diciamo, delle azioni che in qualche modo siano sinergiche tra questi due mondi. Quindi tutto ciò che noi mettiamo in campo a livello di tecniche, poi non credo avremo il tempo di parlare oggi, magari ne parleremo in un altro webinar, tecniche che si stanno evolvendo, che si stanno sempre più integrando, perché c'è la tecnologia, perché ci sono tutta una serie di nuove modalità. La sfida che noi ci stiamo ponendo è cercare di mettere i nostri clienti, amici, non mettere tanti cartelli con tanti dati, ma se possibile, no, dare indicazioni sempre più precise su a chi ti devi rivolgere, no? Che cosa devi raccontargli, no? Quali sono le leve, i pillar della tua azione, cioè i contenuti, come li chiamo io. E poi dove li intercetto? Questo è un altro elemento fondamentale, e se possibile, ma anche quali siano le modalità più corrette per approcciarti. Questo è un lavoro che la ricerca in parte può farlo, poi naturalmente c'è tutto un lavoro di strategie, pensiero comunicativo che in qualche modo deve riuscire a trovare i giusti codici, il giusto linguaggio, il giusto stile, il giusto tone of voice per riuscire a raccontare le cose giuste nei canali giusti alle persone giuste e, altro elemento importante, anche nei tempi giusti. Ecco, questo probabilmente un modo di, come noi del gruppo Acqua stiamo cercando di fare, di integrare gli studi, cioè la conoscenza e la comunicazione, per essere sempre più vicini al nostro cliente, per capire un mondo che, mentre da un lato richiede una sempre maggiore semplicità, diventa sempre più
complesso, diventa sempre più articolato, diventa sempre più one-to-one, sempre meno massificato, con esigenze sempre più personalistiche, no? E questo lo riuscite anche a toccare con mano guardando tutti i settori della società, no? Basta vedere l'evoluzione mediatica della televisione. Quando io ero ragazzo c'erano 3 canali televisivi e non c'era il telecomando ed era in bianco e nero. Oggi abbiamo tra Abbiamo momentaneamente perso Fabrizio, adesso lo aspettiamo che ritorni. Anche oggi purtroppo può starci qualche piccolo problema in diretta. Nel frattempo vi ricordiamo che sulla pagina alfenauer.youngdigitas.com potete trovare il calendario completo dei webinar che ci saranno nei prossimi giorni e rivedere anche i webinar passati. Soltanto un momento per riconnetterci a Fabrizio. Ecco, Fabrizio, mi senti? Purtroppo non ti vedo e in caso proviamo a riagganciarci nuovamente. Solo un attimo di pazienza. Purtroppo la diretta comporta anche questi piccoli imprevisti che cerchiamo di risolvere velocemente riprendendo il filo del discorso. Eccoci, un attimo solo. Partito un reel di spot, così eccoci qua. Purtroppo non ero pronto né con le barzellette, non era il caso di raccontarle così per intrattenere il pubblico, né come può capitare in televisione, dicevamo, lanciare lo spot televisivo per poter recuperare. Pensavo un po' Vedi, di musica. questa è una nuova esperienza che ti aiuterà a mettere da parte qualche piccolo aneddoto, qualche piccola barzelletta per intrattenere persone in caso di inconvenienti della diretta. Ma vedi, è stato solo 1 minuto. Chiediamo venia per questo inconveniente. No, stavo dicendo come il mondo si è cambiato. Io mi ricordo, ripeto, da ragazzino avevo 3 canali televisivi che vedevo in bianco e nero senza telecomando. Oggi non so quanti canali televisivi abbiamo, centinaia, 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 oppure abbiamo la possibilità di vedere tutti i contenuti tramite i vari social, YouTube e quant'altro. E capita a volte dire non c'è niente da vedere. Ecco, che è una frase abbastanza inquietante, il che dice anche in che misura sesquipedale, cioè enorme, siano aumentate le aspettative in modo incredibile. Fatto questo ampio preambolo, e così dedico magari 10 minuti a questa cosa, noi abbiamo pensato sostanzialmente di mettere a disposizione come idea di progetto per i nostri clienti in questo momento storico un'idea che vada proprio in questa direzione, cercare di capire che cosa sta succedendo, ma molto umilmente e riferendoci, ripeto, a un periodo circoscritto nello spazio-tempo, perché necessariamente le cose continuano. Fermo le varie slide, nel frattempo se sei d'accordo. Sì, vediamole, vediamole, ecco, vediamole. E
Naturalmente è un'idea perché pensiamo possa essere importante in questo momento storico riuscire in qualche modo a comprendere qualcosina dei cambiamenti dei clienti. E come vedete, abbiamo chiamato The Big Challenge perché indubbiamente è una grande sfida riuscire a capire oggi che cosa possa succedere in questo momento così complesso e individuarne le prospettive. E vediamo pure la slide successiva, Alberto, ti ringrazio molto. Ecco, magari se riesci a mettere lo schermo un po' più grande, se no lo recupero in qualche modo e riesco a leggerlo anch'io, questo sarebbe molto utile. Ecco, benissimo. Andiamo pure alla slide successiva, così. Ecco, le ragioni, come vi dicevo, di questa iniziativa sono intanto descrivere meglio lo stato d'animo anche dei vostri clienti, cioè dei clienti delle varie aziende. È importante sapere, ripeto, come abbiamo visto prima, a livello generale, in quale modo, in quale forma i nostri clienti stiano. Fornire a tutti, no, informazioni utili per capire tutta una serie di cambiamenti e anche porre il focus sulla tutela della salute, che in questo momento abbiamo visto certamente essere elemento prioritario. Quindi, gli obiettivi di questo studio che noi stiamo proponendo sono questi che possiamo vederli. Ecco, gira pure, vai oltre nella slide successiva. Vedete lo stato d'animo del vostro cliente, la sua fiducia verso il futuro e verso il futuro del paese, la sua fiducia verso l'azienda, l'insegna. Il grado di fedeltà atteso, cioè tu continuerai a rimanere cliente, mio cliente, e parlo dei nostri clienti che possono essere clienti di vario genere tipo, un centro commerciale, un outlet, un cliente del mondo della moda, un cliente di un utility, un cliente di autonoleggio, un cliente che ha delle palestre, un cliente che di prodotti di mass market, insomma, tutti, cioè. Tu continua, pensi di continuare a acquisire i miei prodotti, di rimanere fedele al mio brand, ai miei prodotti? Sì, però naturalmente questo grado di fedeltà potrebbe cambiare, per esempio, potrebbe cambiare, come avete detto, in funzione della frequentazione degli shop, dei centri commerciali, del negozio, di quello che è, o se è una banca, di una filiale, cioè come cambierà? Come cambieranno quindi le modalità di accesso? Come cambieranno i tipi di richieste, acquisti? Che cosa mi chiederai? Che cosa pensi di chiedere? Cosa hai fatto sino ad oggi e cosa farai? Come cambierai anche la tua frequenza di acquisto? Voi vedete in questo momento storico, supermercati sono presi di assalto con un acquisto sempre più frequente, ma anche sempre più, diciamo, voluminoso in termini di acquisti che vengono effettuati. Infatti, in questo momento alcune società stanno anche andando molto bene, penso per esempio a tutto il mondo farma, ma non solo, anche il mondo di prodotti alimentari sta andando molto bene, soprattutto in alcuni comparti. E poi i canali informativi, dove ti informi, da dove pensi di informarti in futuro, cioè dove ti trovo, dove riesco in qualche modo a intercettarti e quali saranno, sono e saranno, ma almeno nel breve periodo, perché per esempio, non possiamo avere la presunzione di capire cosa succederà tra un anno. Ma oggi, no, dove vai a cercare le informazioni? E successivamente, e possiamo vedere il cartello dopo, Alberto, esattamente. Quindi dobbiamo cogliere soprattutto due grandi indirizzi. Uno, quali siano le aspettative per favorire una maggiore frequentazione in futuro, se parlo per esempio di un centro, di uno shop, di una filiale e quant'altro. Quindi che cosa ti aspetti? Attività promozionali, sconti, ti aspetti di nuovi prodotti e servizi? Hai delle idee? Ti aspetti degli eventi? Quali forme però e quali siano gli elementi di sicurezza sanitari, la sanificazione, guanti, mascherine, distanza di sicurezza, un accesso contingentato, che so, le banche, ho sentito di un sindaco che ha previsto per esempio i giorni alterni, no, per accedere alle varie strutture, piuttosto che in una banca si può pensare che i clienti vengano dati degli orari contingentati, non lo so, che cosa chiede la gente, quali tipi di prodotti andremo a avere, no?
solo da paesi che non sono stati toccati dal coronavirus, chi lo sa? Cioè, e che tipo di sicurezza alimentare viene richiesto su tutta la filiera? Abbiamo bisogno di etichettature particolari che raccontino il processo? C'è bisogno di sicurezza e controlli interni per fare entrare la gente, termoscanner, eccetera. Cioè, qual è il mondo che riusciamo a descrivere in questo prossimo futuro, non in un lontano, perché, ripeto, le cose potranno continuare a cambiare. Se parliamo di acquisti fisici, frequentazione interna, parlo di acquisti fisici. Può anche essere che questo venga via via scemando, perché per la preoccupazione si vada più, e possiamo vedere il cartello successivo, su un mondo sempre più con acquisti a distanza, no? Quindi acquisti home-centered, fatti online in qualche modo. Per cui sostanzialmente noi dobbiamo andare a capire in quale modo vuoi accedere online con un call center. Hai necessità quindi di ottimizzare tutta la parte del portale, del sito, dei social? Hai la necessità di fare un virtual tour in qualche modo per capire quali siano i prodotti? Vuoi acquistare e con quali modalità attraverso questo tour virtuale, no? E poi vuoi avere la possibilità di vedere i prodotti o i servizi dettagliatamente? C'è la necessità che ci sia un consulente specifico che te li spieghi? Quale forum? Una chat? Lo devi contattare in un secondo momento, no? Oppure comunque, siccome acquisti online, vuoi dei prezzi minori, degli sconti minori, oppure richiedi una tempistica diversa di gestione delle merci, oppure le merci in qualche modo devono essere imballate, impacchettate in modo diverso, con etichettature diverse come prima, cioè a seconda dei comparti, naturalmente, e possiamo vedere anche la slide successiva, possiamo andare a chiedere quali siano tutte le aspettative e le esigenze dei nostri consumatori. Quindi abbiamo messe tante, possibilità di consegna doc, possibilità di pagamenti e sottoscrizioni facilitati, magari un personal shopper, chi lo sa, magari avere uno che ti dà consigli su acquisti in base all'esperienza pregressi, la disponibilità di avere informazioni H24, quali sono i canali? Oppure interesse verso certe tipologie di attrezzature, di corsi, penso per esempio alle palestre, cioè in funzione del nostro mondo, mutatis mutandis, che cosa possiamo capire in termini di probabili comportamenti futuri e sulla base di quello quindi impostare le debite strategie di marketing e comunicazione, cercando di capire se il mondo andrà nei prossimi mesi sempre più su un acquisto a distanza o un acquisto per certi eventi fatto con la fisicità di sempre. Per fare questa cosa, vediamo quindi il cartello successivo, utilizzeremo un metodo integrato, come dicevo prima. Questa, secondo me, è la strada sempre più del futuro, quindi non solo indagini qualitative che forse non danno l'esatta dimensione dei fenomeni, non solo indagini quantitative che forse sono limitate nel racconto, e neppure più solo indagini tradizionali, perché probabilmente a queste possono sfuggire dei segnali latenti, no? Come dire, dei prodromi di qualcosa che può succedere e che spesso, non sempre, può essere raccontato dal mondo web o dai social, che poi sono due cose distinte, ma si possono mettere assieme. Quindi in questo caso, come vedete, mettiamo assieme queste tre metodologie qualitative, quantitative, social based. Poi credo avremo forse un webinar in futuro specifico in cui raccontiamo che cosa siano queste tecniche, come si stiano evolvendo, perché ci sono veramente tanti, tanti strumenti a livello di tecniche e di applicazione di queste tecniche poi per affrontare la lettura di un brand, di un prodotto, di un prezzo, insomma, poi magari ne parleremo in un'altra sede. E possiamo vedere anche il cartello successivo, Alberto. Ecco qua, l'idea è di realizzare sostanzialmente, come vedete, tre cose: un video focus, come vedete ci siamo attrezzati per fare i classici focus group che sono sostanzialmente delle analisi qualitative, dove in una stanza si mettono 8-10 persone in target per cercare di sviscerare tutta una serie di atteggiamenti rispetto a un prodotto, un brand e quant'altro. In questo modo possono essere gestite, abbiamo una piattaforma apposta, possono essere gestite anche a distanza, la qual cosa significa organizzare tutto con la debita sicurezza e avere informazioni, peraltro dando la possibilità anche al cliente di poter
vedere o prima o dopo i focus group con questa metodologia. Questi video focus possono essere realizzati prima o in contemporanea rispetto poi a un approfondimento che possiamo fare in interviste, come vedete 300 interviste su un database di clienti che il cliente può darci per andare a approfondire, a scandagliare tutti gli elementi che abbiamo visto prima. E infine, diciamo, come corollare, mettendo assieme tutti i pezzi, quindi informazioni qualitative sul nostro cliente, di quello che sta per succedere, che si aspettano, le informazioni quantitative, arricchire tutto anche da un web e social listening per raccogliere anche non solo un sentiment, cosa sul quale io personalmente nutro sempre alcune perplessità, perché poi sono degli algoritmi di sintesi. Ma per me il web può essere più importante per capire un engagement complessivo, cioè un volume di persone che possono essere contattate. Ancora di più a me interessa molto l'elemento qualitativo che viene messo diciamo, su Facebook, su Twitter, su Instagram e sui vari social in termini di qualità delle informazioni, di contenuti, perché servono a arricchire le indagini quali quantitative, ma servono anche a dare spunto, a dare idee per il futuro, su nuovi concetti, su nuovi sviluppi che magari a tavolino in qualche modo sono stati omessi, dimenticati per costruire un nuovo prodotto, un nuovo concetto, per vedere evoluzioni di uno scenario complessivo. Quindi tutte cose che comunque tornano molto utili, anche e soprattutto se magari questa analisi viene messa all'interno di una valutazione dello scenario competitivo, cioè di quello che riguarda anche tutti i nostri competitor diretti. Io mi fermerei qua sostanzialmente, nel senso che la logica è esattamente questa: raccontarvi oggi della grande paura e inquietudine della nostra Italia, in generale dei nostri concittadini, e di noi stessi di fronte a un'emergenza sanitaria, ma anche una grande preoccupazione economica che riguarda naturalmente tutte le aziende. In un momento come questo, ciò che noi diciamo alle aziende, e abbiamo creato questo, diciamo, prodotto che molto snello, che magari può aiutarle a capire, ripeto, circoscritto uno spazio nel tempo, nei prossimi mesi, quali possono essere le condizioni per migliorare meglio, per lavorare meglio e così via. Noi speriamo che ci sia interesse verso questo prodotto, ma anche se non ci fosse, noi comunque siamo a disposizione dei nostri clienti per dargli informazioni di dove sta andando l'opinione pubblica in generale. Anzi, ci siamo ripromessi di regalare un piccolo barometro delle emozioni che stanno facendo, perché comunque è utile capire il sentimento generale della popolazione in questo momento. E comunque, se qualcuno avesse qualche consiglio, suggerimento da chiedere, insomma, la nostra faccia, il nostro tempo lo dedichiamo volentieri, perché ritiriamo in questo momento dobbiamo fare tutti massa critica, essere una comunità e metterci tutti assieme, rimboccandoci le maniche, come avete visto, per continuare bene, se stiamo continuando bene, per ripartire subito e alla grande, perché questo paese ne ha davvero bisogno, ha bisogno di tutti noi dal primo all'ultimo. Ecco, Fabrizio, io ti ringrazio intanto perché hai condensato con tempi rigorosi televisivi mezz'ora, con tanto poi anche di piccola pausa. Infatti sono le 13:04 e ho perso 3 minuti perché se vedi, ho sgarato di 1 minuto, ma il tempo ci sta, dai. Grazie per questo intervento che ha condensato una piccola rivoluzione in mezz'ora. Non si potevano affrontare tutti poi i temi tecnici, però serviva un overview su cosa sta facendo la ricerca di mercato oggi, e in particolar modo noi, rispetto a questo tema che è basilare, per i brand, per sapere come muoversi oggi e in tutti i giorni successivi, in cui lo scenario è in continua evoluzione. Io ho solo una domanda, così una piccola curiosità, magari tecnica, proprio sulle ricerche: se in questo periodo, vista l'eccezionalità del momento, avete ha utilizzato degli strumenti diversi, è cambiato l'approccio alla ricerca, è stato più difficoltoso fare questa analisi, proprio perché lo scenario è completamente nuovo.
È chiaro che le cose sono cambiate. Non possiamo nascondere che alcune attività sono sospese perché prevedevano delle interviste di carattere personale, quindi naturalmente richiedevano, diciamo, la fisicità e dell'intervistato e dell'intervistatore e comunque no, magari un tablet da far vedere, delle cose che si potevano toccare, una stretta di mano, tutte cose che non sono ovviamente più gestibili. Per cui fortunatamente si sono ampliati altri settori che gestiscono molto più le indagini con delle indagini telefoniche, con delle indagini online, piuttosto che social listening. E naturalmente, come anticipavo prima, questa opportunità che ci danno, che ci dà questa piattaforma che abbiamo messo in piedi in pochissimo tempo, ma che funziona molto bene per poter fare dei video focus, perché fondamentalmente, come diceva Sun Tzu, il grande stratega, è più facile, cioè se tu conosci il tuo nemico, praticamente l'hai già sconfitto. Quindi è fondamentale, secondo me, proprio in questo momento in cui si vive nella nebbia, portarsi un po' avanti nella conoscenza per riuscire a affrontare più facilmente e velocemente le sfide del futuro, o comunque avere qualche elemento in più per pensare meglio a come fare marketing, per pensare meglio a come fare comunicazione. E perché è un momento che invita drammaticamente, ma fortunatamente, no? Un po' a ripiegarsi su se stessi, a fare riflessione, a pensare. E questo diventa fondamentale, perché se si è pensato bene prima, è molto più facile fare bene dopo. Se si parte senza pensare, no, si rischia di mandare tantissimi soldati a fare battaglia, ma se tu hai fatto la strategia giusta, forse anche con pochi uomini, no, si riesce in qualche modo a vincere la battaglia e poi alla fine anche la guerra. Ultimo Fabrizio, non ho altro da chiederti, abbiamo anche concluso con una bella suggestione strategica ed è importante per tutti oggi raccogliere anche questi suggerimenti, questi spunti giornalmente in rete, sia per noi che li stiamo fornendo, ma a sua volta anche noi ascoltiamo tutto il giorno quello che gli altri stanno raccontando, le aziende, le altre agenzie a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi penso e spero che questa condivisione collettiva e globale possa portare proprio a dei frutti per questa messa in campo dell'expertise di tutti. E comunque, se, ripeto, se qualcuno ha bisogno di informazioni, qualche suggerimento, molto umilmente noi possiamo provare a dare, perché, ripeto, è importante in questo momento fare veramente tutti i sistemi. Concordo, Fabrizio. Io ti ringrazio ancora della disponibilità del webinar, del tuo intervento. Ovviamente è probabile, visto che il progetto ha preso piede e vuole continuare, nelle prossime settimane, proprio magari anche ricercando gli interessi sul mercato, proporre qualcos'altro su questo tema, magari in maniera più mirata su qualche strumento tecnico o su qualche settore merceologico particolare. Quindi, Volentieri, grazie, buon lavoro e andrà tutto bene. grazie. E buona giornata a tutti, appuntamento con i nostri webinar a partire da lunedì. A presto, ciao!